Buonasera, buonasera e naturalmente ben ritrovati a questo nuovo appuntamento del sabato con Nero su Bianco. Beh, oggi è il 21 di dicembre, la puntata natalizia del nostro appuntamento e come tradizione allarghiamo ora le camere. In studio con noi c'è il direttore di TV Centro Marche, Osvaldo Boni. Buonasera direttore e grazie di Buonasera. essere con noi. Innanzitutto questa è una tradizione, no? Perché noi a Natale ci ritroviamo per non so quanti anni consecutivi, tanti. Di certo TV Centro Marche è presente dal 1974, quindi siamo ormai alla soglia dei 40 anni. E anche se io ho vissuto l'esperienza televisiva dall'80, quindi dal 74 non c'ero io. 74-80 per me è un cono d'ombra. Quei 6 anni in cui comunque è nata questa televisione, una delle prime televisioni italiane, sicuramente nelle Marche un punto di riferimento da sempre. E poi che cosa è successo dall'80 a oggi? Qual è stata l'evoluzione? Vabbè, TV Centro Marche ritengo che sia un punto di riferimento per l'informazione. È anche un valido strumento per sostenere l'economia delle piccole e medie imprese marchigiane. Ritengo che riesca a creare ancora le tendenze commerciali, a indirizzare i consumatori verso i nostri prodotti marchigiani. Penso che il ruolo è ben definito per questo. Hai detto bene, no? Riesce ancora, nonostante la crisi, nonostante le difficoltà, nonostante la demoralizzazione di questi ultimi tempi, che cosa ci si inventa giorno dopo giorno a TV Ma Centro Marche? io, adesso questa è la domanda difficile che io non so se sono in grado di rispondere, però certo, in un momento come questo sto notando che si sta perdendo veramente la fiducia, perché sì, è vero che c'è crisi, però è una crisi relativa, nel senso che non è come mi racconta, tante volte mia mamma ha 92 anni, quindi mi E racconta, guarda TV Centro Marche, ovviamente. ok, a Fissa. parte quello, ma, però mi racconta la vera crisi era quella di 50-60 anni Quando non fa, c'era da non c'era da mangiare, si mangiava il mangiare. pane Adesso sì, duro. è vero, c'è la crisi, invece di prendere due macchine ne compriamo una, però onestamente, no, la cosa brutta è che si è perso fiducia in tutto. Io vedo la gente demoralizzata, ragazzi che vengono a chiedere lavoro, veramente che sono giù di morale, non hanno più fiducia nel futuro. E questa è la cosa più brutta, perché onestamente è dura. Poi abbiamo una classe politica che ultimamente Mi dai un giudizio sulla classe politica? io In non generale, adesso non voglio è, nessuno schieramento, in no, io voglio generale. essere onesto, non sono bravissimo per interpretare certi fenomeni, non li vivo, purtroppo corro dalla mattina alla sera per tutti questi problemi che ogni giorno ci propone l'aspetto televisivo, quindi non è che sono un grandissimo espositore in tal senso, però io penso che questi politici, se veramente fossero vissuti 200 anni fa, questi sarebbero tutti sulla forca. Ecco, penso che questo sia il motivo per Ma cui si quindi chiama Forconi. tu pensi realmente che ci Ah, possa essere una sorta di per me sì. rivoluzione in Italia da un momento Allora, io all'altro? penso di sì, perché questo movimento che piano piano sta attecchendo qui nella nostra società, adesso per fortuna sta arrivando il Natale, più è venuto il fenomeno Renzi, che onestamente un po' tutti ci dà un po', no, riponiamo un po' di fiducia su questa novità di Renzi, e penso che questo farà un attimino riflettere questo movimento. Adesso c'è il Natale, però è Ma che pericoloso differenza c'è perché. allora tra Renzi, tra i Forconi e tra il Movimento 5 Beh, Stelle? Qual è la differenza? Renzi onestamente è una novità e come tutte le novità penso che attecchisca su di noi È un onestamente. comunicatore, È dai, un diciamo. comunicato, no vabbè, però speriamo adesso che qualche cosa risolva. Io speriamo, è nuovo, quindi È nuovo, è giovane, ha la è faccia pulita, giovane, diciamo così, speriamo. dai. Alcuni Ok. concetti da cui è partita questa escalation sua sono validissimi, ok. Però, onestamente, signori, qui bisogna che si dino veramente da Vabbè, fare. questo è Renzi, i Forconi? Cioè, I Forconi, questo movimento che adesso io conosco poco, ti però. Beh, mette paura o ti dà fiducia? da come sono partiti, perlomeno, queste manifestazioni che stanno facendo non è che danno più non è che fanno molti danni, no? È un movimento pacifico, perlomeno, Pacifico. quello che Un po' più o dicono loro. meno come il 5 Stelle, o Beh, no? 5 Stelle è un po' meno pacifico, In che senso? penso. Come l'intendi? In che senso? Io penso che siano meno pacifici perché perlomeno vedo i tipi che parlano un attimino ogni Beh, però non tanto. c'è una violenza verbale, diciamo, no? Sì, a mancare piano, adesso mica. Però. Insomma, la gente è arrabbiata, in qualche maniera bisogna intervenire per cercare di risolvere la situazione. Cioè, come si fa? Io vorrei arrivare a un dunque, no? Abbiamo fatto una disamina generale, però a un dunque come ci si arriva? Ma Che come si fa a far riacquisire fiducia alla gente? io non lo so. Onestamente non lo so perché io ritengo che tutti qui, ormai io non so quante volte ho votato,
o tutti quelli che appaiono in televisione sanno tutto di tutto e sanno come fare, poi non fanno niente. Io penso che non dipenda solamente da loro, penso che c'è qualche cosa qui in Italia che sfugge a tutti, perché tutti pensano di risolvere e non fanno niente. Anche io tante volte mi dicono Boni, io tante volte lo dico apertamente, io sono una persona che ho gestito TV Cinema Marche da oltre 30 anni, io dico, ho cercato di non approfittarmi mai niente, dico sempre, ho tanti amici, non ci ho avuto mai controlli perché faccio l'amministratore delegato, beh dico, se appaio in tutte le reti, se c'è qualcuno che può dire che mi sono approfittato, ma è una stupidaggine, che sono andato a cena con mia moglie e l'ho debitato a TV Cinema Marche, vince 1 milione di euro. Lo dico, però penso che qua, se dovessi andare in politica diventerei come gli altri. No. Io penso di sì, perché non è io penso di sì perché non è possibile. Conosco persone validissime. Sono andati su a Roma, sono diventati come gli altri. Quindi c'è qualcosa che io non so. Io onestamente. Dicendo così si toglie ulteriormente fiducia per il futuro, eh? Quindi insomma bisogna stare e questo infatti in effetti a me dispiace molto, ma non tanto per me, perché ormai noi siamo a fine carriera, dispiace soprattutto per i figli e per la generazione che verranno, però c'è qualcosa che io non so. Tutti quanti si propongono, dobbiamo rivoltare l'Italia, ci riusciamo a fare le riforme e nessuno fa niente, quindi qualcosa mi sfugge, non so. Allora, cerchiamo di andare un po' su qualcosa di leggero, anche perché insomma è Natale, dobbiamo essere più tranquilli, dobbiamo essere più sereni. Che cosa sta succedendo a TV Centro Marche? È partito un programma nuovo, Marche Show, carino, simpatico. Come è stato ideato, pensato? Una serata, questa è stata una serata, non è un programma, è una serata, quella di giovedì, che è andata anche molto bene come ascolto, una serata proposta in diretta. Il cui obiettivo era quello di dar visibilità a tutte le eccellenze marchigiane. Era un programmino poi ben formatizzato, sì, che ha suscitato parecchio interesse con il pubblico. Ma qual è il programma in generale nel corso della tua carriera televisiva che ricordi con più piacere, oppure quello che ti ha dato più soddisfazione? Quello che mi ha dato più soddisfazione è il telegiornale. Anzi, io penso che sia un record, non ne parla nessuno, ma da quando sono a TV Cinema Marche, dal 1980, perché 80. Era l'ultimo mese del 79, beh, da allora non è mancato mai un giorno in cui non fosse presente il telegiornale di TV Cinema Marche. Scioperi o non scioperi, malattie, maltempi o che sia. Non è mancato mai un giorno. Io penso che sia questo il record dei record. I ragazzi che sono bravi, i miei, non hanno mai fatto un giorno ciò. Capitati, a volte mi farebbe anche comodo, sai, un giorno un scioperetto si risparmierebbe. Mai fatto. Questo la gente lo apprezza. Poi è molto radicato sul territorio perché è diventato un punto di riferimento per i telespettatori, anche se onestamente noi abbiamo un linguaggio più familiare rispetto agli altri, privilegiamo la cronaca e per me questo è il vero record, è il programma a cui tengo particolarmente. Poi insomma in 33 anni di rotocalchi ne hai fatti tanti, ne hai visti tanti, ne hai visti passare tanti. Dai, fammi una classifica, almeno indicamene 3 o 4, 5. Il tuo lo escludiamo. Sarebbe troppo semplice. No, anche perché Nero su Bianco è l'unico Nero programma. Nero su Bianco comunque è uno dei più longevi, a 17 anni. Quindi, sì, ma oltretutto è l'unico programma che mi ospita, però lo escludiamo. Beh, no. Dillo questo va detto. Ti ospita da 17 anni. Da 17 anni. Una puntata all'anno, però insomma però è fissa. Ma poi alla fine risparmiamo, perché è una puntata, no, adesso sono tutti, adesso onestamente noi TV Cinema Marche anche per veramente TV Cinema Marche crede al pluralismo informativo, addirittura cede degli spazi a società editrici esterne che vanno anche molto bene perché sono anche radicate ancora maggiormente rispetto a noi sul territorio, che propongono dei programmi veramente validi. Quindi diciamo tutti. Però non ti il massimo non ti è il telegiornale. Perché il telegiornale allora ti chiedo qualche aneddoto che insomma nel corso del tempo ha fatto la tua carriera televisiva. Quando, non so, ti sei inventato come mandare in onda il telegiornale con delle forme nuove, mettendo la lettrice in primo piano, da chi avevi scopiazzato, no? Perché a te poi so che piace questo tema. È ovvio, bisogna scopiazzare. Il problema è scopiazzare bene, il problema è quello lì, perché no, io l'avevo preso da un telegiornale americano, in effetti CNN visto. Addirittura? No, adesso non me lo ricordo, era una televisione americana, comunque a parte quello, era un telegiornale che proponeva la lettrice piena, invece noi eravamo abituati a vedere, no, non c'era ancora Rai 3, c'era Rai 1 e Rai 2,
quelli Rai 1 da lontano si vedevano, invece queste piene, che come se fossero queste lettrici presenti al tavolo in cui si girava, no? Su cui si girava. E questo è stato. Poi abbiamo cambiato radicalmente tutto il linguaggio. Invece di partire sempre con conferenze, un linguaggio molto, molto, molto più familiare. E quindi è andato anche abbastanza bene. Questo qui è stato quello che ci ha differenziato in 30 anni fa da quelli stereotipati che proponeva Rai. Senti, a proposito di Amarcord, no? Pensare al passato per te è più un piacere o più una sofferenza? È una sofferenza. Perché veramente? Come, sì. Ma è come le belle una cosa fa. Di 30, pensiamo una cosa di 30 anni fa. No, è una sofferenza. Noi ce lo nascondevo troppo tutti giri, è una sofferenza grossissima. È come quelle grandi favole, no? Che uno legge, e poi sono belle. Quando stanno per finire, dà fastidio. Comincia a pensare quasi le vorresti ricordare. Per certo, adesso le grandi favole finiscono e tocca ricominciare l'altra. Però ad esempio non c'è una cosa che tu avresti voluto fare 30 anni fa e invece casualmente ti è capitata di fare oggi? Ma adesso io non penso questo, io non ne voglio parlare. Te ogni tanto mi stuzzichi in questo lato qui, però io onestamente è stata un'esperienza stupenda, bellissima, perché abbiamo proposto, siamo stati i primi a proporre il filone delle telenovelas, il prodotto dei poveri, perché no? È un prodotto fatto nell'America del Sud che non si potevano permettere i grandi film americani e quindi si sono inventati questi teleromanzi come succedeva Grand Hotel Nostra. E sono maestri. Beh, ancora chiamano tutti i giorni queste persone anziane che tramite questa telenovela si hanno trovato un punto di contatto continuo, familiare con TV Centro Marche. Ma io, questi giorni che ci chiamano queste signore per farci gli auguri, veramente li sarebbe da registrare questi auguri, perché lo fanno col cuore, con un cuore incredibile. Cioè, come i politici, queste stupidaggini che dicono, ma si sente il cuore dentro la telefonata. E questo è il motivo per cui te la... Senti, rincorsa. Senti, direttore, allora, tra giornalisti, redattori, personaggi, lettori, qui è passata anche Jessica Rizzo, no? Ricordi nei primi Jessica tempi? Jessica Rizzo? Allora, tra tutte queste persone, qual è quella, vabbè, quella più bella, quella che ricordi più volentieri? me l'hai chiesto tu, dai. No, sono tutte belle, perché a parte quello che dico sempre, dai, le nostre, sia tecniche che giornalisti, ecco, sono tutte belle. Perché, no, dico, c'è la verità. Sta guardando adesso mentre si sta ricordando. No, ma è vero, perché... Claudia, regia, ugualmente, stava guardando la tua faccia per vedere se... Belle o brutte, costano uguale. Quindi, a meno che una volta... Io quindi, se costano uguale, prendo le belle. Il dubbio, quindi non c'è problema. No, a meno che, se tante volte fosse, fanno un contratto di lavoro collettivo, le brutte costano la metà, alla uno ci può pensare, ma dal momento che... Comunque, di tutti i personaggi che sono passati qua, centinaia direi, no? Centinaia di personaggi che sono passati nella redazione di TV Centro Marche, quali sono quelli che ti hanno lasciato un ricordo? Ci sarà qualcuno che ti ha lasciato un ricordo diverso, più forte? No, io adesso vorrei ricordare al Gian Moretti, che è morto l'anno scorso. Con la trasmissione in assoluto più longeva, no? Sì, la trasmissione più longeva che poi addirittura l'aveva esportata o importata all'America, adesso non so se l'aveva idea dell'America, quindi un saluto a lui, questo un riconoscimento che gli è dovuto, perché in effetti è stato con noi per tanti anni e anche lui proponeva quel format, il cui obiettivo era dar sostegno e dar visibilità e portare a conoscenza delle realtà umane, dei personaggi che hanno fatto grande le Marche, quindi onestamente è questo quello che direi. Allora, nella parte finale di questa nostra intervista, TV Centro Marche, nonostante tutte le difficoltà, resta la prima televisione delle Marche da sempre, ha questa preziosità ormai di entrare nelle case dei marchigiani, nei locali, nei bar, da dove ci seguono anche in questo momento in diretta. No, perché? Ma come si è arrivato a questo risultato? Io è clamoroso, che, No, beh, non è clamoroso, è una televisione, ma penso che capiti adesso anche l'offerta in altre regioni. È enorme, nonostante il digitale, nonostante la tecnologia, nonostante le varie cose. Beh, penso che ci ha sempre salvato questo radicamento che abbiamo con il territorio, perché adesso che si sono moltiplicati i canali per l'effetto, per il miracolo tecnologico del digitale terrestre, adesso vediamo dentro nei nostri televisori circa 700-600 canali, quindi è rimasta TV Centro Marche come punto di riferimento sul 10, perché onestamente è radicata sul territorio, quindi la gente, adesso poi proponiamo anche il 110, che è una programmazione sul 110, che è differita di un'ora, questo l'abbiamo fatto per
per... Quindi chi ci sta guardando adesso tra un'ora può rivedere questo programma. Sì, sul 110. Questo l'abbiamo fatto per, onestamente, per venire incontro alle esigenze di parecchi telespettatori che alle 7.30 magari privilegiavano Rai 3 e poi magari arrivavano sul 200, sul 110 alle 8, alle 20.30 per vedere il nostro telegiornale. Oppure per le telenovelas, perché le telenovelas noi le proponiamo alle 14.30. dopo che finisce Beauty, però anche lì è un radicamento, però ancora parecchie persone che magari alle 14.30 non hanno disponibilità d'orario, quindi le proponiamo alle 15.30 con un'ora di differenza. Poi abbiamo nel nostro MUX altri tre programmi, praticamente là non le interrompiamo con la pubblicità, proponiamo i film, quelli della vecchia Hollywood, certo è un target abbastanza limitato, non è prevalentemente giovanile, però possono vedere i film importanti e di successo dei 30 anni fa senza interruzione della pubblicità, come se fossero una piccola Sky, in cui propongono film che non sono interrotti da pubblicità. Questo è anche questo è un grande passo avanti per quello che concerne il futuro, le prospettive. Allora, siamo arrivati alla fine, facciamo davvero un augurio di Natale vero, voglio usare solo questo termine, vero, tra virgolette. Io mi auguro con tutto il cuore veramente un po' di bene e di bontà da rivolgere verso magari le persone che in questo momento hanno forse più bisogno, e in questo momento ce ne sono parecchie di persone che hanno veramente bisogno magari anche degli aiuti, non solo economico ma anche di carattere morale. Qual è il regalo più bello per questo Natale da poter fare? A chi? In generale. Tocca vedere. Regali alla moglie, alla fidanzata, ai figli, a una persona cara, dai. No, persona io cara. Lo vorrei. Cioè, regaliamo un dolce, regaliamo un gioiello, regaliamo un animale? Non mi fare domande tanto difficili, perché io non lo so, gli animali, che ne so, questo non lo so. Ognuno, c'è una campagna di sensibilizzazione per gli animali in questo periodo. Io certe molto volte forte, che no? Si vedono in questo momento, dai film, prevalentemente natalizi, che sono caratterizzati da questo humor natalizio, da questa emozione. Ce ne sono alcuni, ecco, che basta certe volte anche un sorriso, anche una parola, quelli che veramente hanno bisogno, che veramente vale molto di più del dolce. Ecco, beh, dell'anello no, però. Vabbè, ci fermiamo qua, io ti faccio anch'io davvero tanti auguri di buon Natale e di buon anno, perché insomma poi noi torneremo in onda ovviamente il 28 dicembre con Nero su Bianco, ma tu insomma adesso non credo ritornerai ancora ospite, a me sinceramente fa anche piacere, però ci rivediamo il prossimo anno, no? Sicuramente. Auguri a te, auguri a tutta la redazione, auguri a TV Centro Marche e soprattutto auguri a tutte le persone che stanno con noi da sempre, che ci seguono nel corso del nostro appuntamento, che continueranno a farlo nel corso del tempo, insomma questo è l'auguro più bello, più importante che possa esserci. Io vi ricordo anche la puntata di domani, quella della domenica con Fabio Girolimetti, con il sottoscritto, invece l'appuntamento è rinnovato, come sempre, per sabato prossimo. Arrivederci.